Nuovo collegamento per linea diretta, andiamo in prima categoria girone C, siamo in compagnia di Tonio Descalchi, allenatore del progetto atletico. Ciao mister. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora mister, c'è ancora un po' di rammarico per la sfida di ieri, avete giocato alla pari contro il San Cipriano, però alla fine il risultato è stato 3-1 per loro, un risultato passivo. Sì, probabilmente i dettagli hanno fatto la differenza nella partita di ieri. Diciamo che di 3 gol probabilmente 2 li abbiamo regalati. Il primo ci siamo fermati su un fuorigioco che c'era, non c'era, non sto neanche a giudicarlo perché purtroppo è difficile anche dalla posizione in cui ero, non si può valutare e comunque non è un problema, cioè si può sbagliare, sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, ma noi abbiamo fatto l'errore che ci siamo fermati. E quel fermarsi un attimino comunque gli ha dato possibilità di andare in porta più facilmente. Sul secondo, non c'è nulla da dire, il terzo probabilmente mancavano 3 minuti, avremmo potuto magari gestire meglio quella situazione, ma è andata così, ecco, nel senso noi diciamo che abbiamo raggiunto il pareggio meritatamente. Sul 2-1 abbiamo fallito un rigore e probabilmente lì la partita poteva prendere una piega diversa perché avevo la sensazione che i ragazzi potessero comunque dopo il 2-2 eventuale portare addirittura possibilità di passare in vantaggio. Così non è stato, ha vinto San Cipriano, merito a loro e sono contento comunque della prestazione dei ragazzi, ecco, questo sì. Senti, mister, ieri si è chiuso il girone d'andata, avete chiuso a 17 punti, vi trovate a metà classifica, ti chiedo un tuo bilancio, un voto alla tua squadra, sinora. Il bilancio è che per essere una neopromossa sicuramente abbiamo fatto campionato in media. E il rammarico è che abbiamo perso tanti punti per strada che ci avrebbero potuto consentire di essere in una posizione migliore e ci avrebbero magari garantito maggiore tranquillità per le partite a venire. E questo sicuramente è un rammarico grosso perché penso ad esempio a San Bernardino, dove primo tempo abbiamo dominato andando in vantaggio nel recupero, poi invece nel secondo tempo incomprensibilmente non abbiamo giocato. Penso alla partita con la Pro Ponte Decima in casa. Insomma, qualche punto l'abbiamo lasciato per strada e quindi il bilancio è positivo, ma sappiamo che avremmo potuto avere qualche punto in più. Ti chiedo in breve l'ultima cosa, all'inizio del girone di ritorno è col botto, subito contro il Borzoli. Potreste essere voi la prima a fermare il Borzoli? Noi Borzoli, vabbè, Borzoli è qualcosa di stratosferico, direi che sta scrivendo i record di questa categoria. Merito a loro, è una partita che mi stimola, che ci stimola, perché affrontare queste squadre stimola. Io poi ho molta stima di Balmati, con Enrico c'è veramente tanta stima reciproca, è un ragazzo giovane ma un ragazzo veramente molto preparato, quindi sono anche contento di affrontarlo sul campo ma in maniera del tutto serena perché ci sentiamo anche spesso con lui, è un piacere sia per lui sia per gli S. Fioretti e per tutto diciamo il Bordoli, quindi sarà un piacere affrontarli e vediamo, speriamo di poter essere quelli che per la prima volta li hanno fermati, anche se lo dicono tutti e non ci riesce nessuno, quindi voglio dire, sarà tosta, però noi al di là di tutto se dobbiamo guardare un attimino quello che è la situazione attuale abbiamo anche necessità di alzare un pochettino la testa dopo 3 sconfitte consecutive. Mister, ti ringrazio, in bocca al lupo per il campionato e grazie ancora per il tuo tempo. Viva il lupo, buonasera a tutti, ciao.